Fermato presunto responsabile dell'omicidio Ciro Marini, il movente sarebbe passionale. Lamezia Terme, maxi sequestro di fuochi d'artificio. Servizio di controllo straordinario del territorio nel Reggino. Taurianova, animali vaganti nei territori, l'impegno della prefettura. Irrera, Casa Pound, agricoltori italiani messi in ginocchio dall'Unione Europea. Nella piana di Gioia Tauro la situazione è tragica. USB Calabria chiama alla mobilitazione gli ex LSU e le più. A Noia, intitolate due strade al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e al vice brigadiere Salvo D'Acquisto. Palmi, rappresentazione teatrale dal titolo L'eloquenza del silenzio. Alpiria di Laureana Di Borrello, Save the Children, Jumper Day e Impresa Solidale. Le Muse, domenica 16 dicembre, per la Messa della Cultura alla Chiesa del Soccorso, la cerimonia dei nuovi soci. Buonasera e bentrovati all'edizione di oggi del telegiornale della Piana. Iniziamo subito con la notizia di cronaca. I carabinieri hanno fermato un 39enne, Vincenzo Malena, con precedenti di polizia per reati contro la persona, con l'accusa di essere responsabile dell'omicidio di Pasquale Carruccio, 44enne, avvenuto il 10 dicembre scorso a Ciro Marina, nel Crotonese. L'assassinio, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe da collegare ad una vendetta da parte di Malena per un tentativo di approccio compiuto dalla vittima con un'ex fidanzata dell'omicida. Vediamo i dettagli nel servizio. Una donna contesa ha una relazione con una straniera a cui sarebbe stato interessato anche il presunto omicida. A questa conclusione, quella dunque di un movente passionale, sono giunti i carabinieri di Ciro Marina che ieri sera hanno fermato il presunto assassino del manovale 44enne Pasquale Carruccio, ucciso lunedì scorso per strada nella cittadina costiera del Crotonese. L'omicidio che si è consumato in maniera molto violenta, è morto con due coltellate e un coltello da sub, la rama lunga più di 17 centimetri, quindi un'arma abbastanza importante. Secondo gli inquirenti, dunque, ad ammazzarlo sarebbe stato un macellaio cirotano, Vincenzo Malena, 39 anni, al culmine di un diverbio. I militari l'hanno prelevato ieri sera sul posto di lavoro, un'attività commerciale del capoluogo, senza che opponesse resistenza e interrogato, almeno fino al momento, pare abbia deciso di trincerarsi nel silenzio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe partito dunque dalla contesa per una donna, culminata con Carruccio che, chiamato in un bar da una terza persona, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti, sarebbe salito sulla sua auto e una volta giunto davanti a Malena, che era armato di un coltello del tipo da sub con una lama da 17 centimetri, questi lo avrebbe aggredito colpendolo al petto e ferendolo gravemente. Morirà più tardi in ospedale. La scena, cruenta, è stata ripresa integralmente da alcune telecamere di videosorveglianza presenti sul posto. Non sono immagini di alta qualità, precisano gli investigatori, ma che ricostruirebbero integralmente la dinamica dei fatti. Che è riconducibile, per quello che possiamo dire al momento, a un alterco, un diverbio che poi ha portato ad una violenza fisica, inizialmente sprovvisto insomma dell'arma che poi in seguito abbiamo trovato, che poi appunto si è conclusa con un accoltellamento di alcune provocando le ferite mortali. Importante per gli uomini dell'arma si è rivelato anche il giungere immediatamente sul posto, qualcosa però non quadrava. Le ferite di Carruccio non facevano ritenere che fosse stato accoltellato lì dove è stato poi soccorso. Difatti, a distanza di qualche centinaio di metri, i carabinieri troveranno delle altre tracce di sangue. Il 44enne, insomma, forse non conscio della gravità dei colpi subiti, avrebbe camminato per diversi metri per poi giungere nei pressi di una scuola dove è stato soccorso da un passante. Dimostrando anche un atteggiamento non particolarmente dolorante, quindi probabilmente la vittima non aveva valutato adeguatamente quelle che erano state le ferite inferte, poi infatti arrivando poi ad accasciarsi nella via Capualice. Poco distante, sul lungomare cittadino, i militari sono riusciti anche a trovare l'arma del delitto, il coltello appunto, abbandonata in un tombino e recuperata. Questo coltello già parla abbastanza di quella che è la possibile natura anche e la premeditazione del delitto, in quanto è un coltello di grosse dimensioni, quindi anche difficilmente occultabile. Quindi questo ci dice anche che insomma, non è stato un caso che la persona potesse tenerla adesso.
Nel corso di un controllo eseguito unitamente ai finanzieri del nucleo di Cosenza è stato scoperto un deposito di botti nella disponibilità di un cittadino di nazionalità cinese in cui sono stati rinvenuti quasi 3.500 kg di artifici pirotecnici vari, detenuti in maniera non conforme alle prescrizioni previste dalla legge a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica. Infatti, gli stessi erano stati immagazzinati a stretto contatto di altri generi infiammabili. Tutti i fuochi d'artificio rinvenuti sono stati immediatamente sottoposti sotto sequestro dai finanzieri ed è stato richiesto l'intervento degli artificieri della questura di Catanzaro che li hanno portati in un luogo sicuro. Il responsabile dell'illecita detenzione è stato conseguentemente denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme. Nei giorni scorsi, nell'ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio coordinato dal reparto Carabinieri Parco Nazionale dell'Aspromonte di Reggio Calabria e finalizzato alla repressione dei reati ambientali, i militari della stazione Carabinieri Parco di Mammolo hanno denunciato in stato di libertà un 65enne e un 79enne, entrambi originari di Reggio Calabria residenti a Gallico, il primo dei quali gravato da pregiudizi di polizia. Gli stessi sono stati sorpresi mentre percorrevano in macchina la strada provinciale Limina Mammola in località Abeto all'interno del Parco Nazionale dell'Aspromonte con due fucili da caccia calibro 12 e calibro 20 riposti nel sedile posteriore con il relativo munizionamento e con l'intento di esercitare attività venatoria all'interno del Parco d'Aspromonte. Con la stessa accusa è stato denunciato in stato di libertà un 22enne originario di Locri, residente a Marina di Gioiosa Ionica, incensurato, intento a percorrere in macchina il medesimo tratto di strada con un fucile calibro 20 al seguito. In entrambi i casi armi e munizioni sono state sottoposte a sequestro e gli interessati saranno proposti per la revoca della licenza di porto di armi ad uso caccia. E rimaniamo nel Reggino perché ieri mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione al decreto di sequestro di beni mobili e finanziari riconducibili al patrimonio di Costarella Andrea Domenico, soggetto indiziato di appartenere a vario titolo ad associazioni di tipo mafioso e in particolare alla cosca di 'Ndrangheta Iamonte, una delle consorterie criminali più agguerrite del mandamento ionico che esercita la propria egemonia sul territorio di Melito Porto Salvo. Le risultanze prodotte dal nucleo investigativo Reggino, sulle quali il provvedimento si fonda, derivano dagli esiti dell'indagine convenzionalmente denominata ADA, che si concludeva con la condanna in primo grado, confermata in corte d'appello alla pena di 7 anni e 4 mesi. Nella circostanza sono stati sottoposti a sequestro un autoveicolo e svariati rapporti bancari, titoli obbligazionari e polizze assicurative per un totale di 70.000 euro. Inoltre, sempre gli stessi militari del nucleo investigativo Reggino hanno dato esecuzione ad un altro decreto di sequestro di beni riconducibili al patrimonio di Palumbo Matteo, soggetto indiziato di appartenere alla cosca Alampi attiva nel territorio di Reggio Calabria. Le risultanze prodotte dal nucleo investigativo sulle quali il provvedimento si fonda derivano dagli esiti dell'indagine denominata Rifiuti 2, che si concludeva con la condanna alla pena di 4 anni e 8 mesi. Nella circostanza sono stati sottoposti a sequestro le quote di proprietà di due aziende e svariati rapporti bancari, polizze vita e prodotti finanziari per un totale complessivo di 300.000 euro. Nelle giornate del 7 e del 10 dicembre scorsi, nel territorio del comune di Taurianova, una task force composta da personale del commissariato di Taurianova, militari dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, operatori della Polizia Provinciale, veterinari dell'ASP di Reggio Calabria, ha eseguito servizi finalizzati alla cattura dei bovini vaganti che insistono su quel territorio. 6 bovini sono stati abbattuti per motivi sanitari dai veterinari dell'ASP dopo essere stati narcotizzati e aver accertato l'assenza di segni distintivi. Dal 1 gennaio e fino alla data odierna nel territorio dei comuni di Cittanova, Molocchio, Taurianova e Terranova Sappo Minulio sono stati eseguiti 62 servizi interforze finalizzati alla cattura dei bovini vaganti che insistono sul territorio e sono stati abbattuti su ordinanza sindacale per motivi sanitari 257 bovini.
Dopo oltre 34 anni di permanenza nell'arma dei carabinieri, oggi il luogotenente Filippo Benedetto lascia il servizio attivo. Originario di Motta San Giovanni, fin da subito è stato impiegato nella sezione rilievi del nucleo investigativo di Reggio Calabria, dove ha avuto modo di mettere in mostra la sua caratura professionale e accrescere la sua esperienza specifica, intervenendo nell'esame della scena del crimine dei più importanti eventi delittuosi. Al luogotenente Filippo Benedetto vanno i ringraziamenti da parte dell'Arma per l'impegno profuso e l'attività svolta, insieme ai migliori auguri da parte di tutti i carabinieri di Reggio Calabria. L'agricoltura italiana soccombe sotto i colpi mortali dell'Unione Europea. La piana di Gioia Tauro, che nell'agricoltura individua uno dei settori fondamentali per lo sviluppo economico, è arrivata ad un punto di non ritorno. Esordisce così Roberto Irrera, coordinatore provinciale di Casa Pound Italia. Gli accordi economici che l'Unione Europea ha stipulato con i paesi del Nord Africa hanno penalizzato fortemente la produzione interna, prosegue, a discapito di tutti quei produttori che nella piana vedevano nei propri terreni la principale fonte di sostentamento. Il meccanismo si sviluppa eliminando i dazi a quei paesi del Nord Africa che, grazie a costi di produzione irrisori, riescono ad importare e vendere a prezzi molto competitivi i propri prodotti. Queste manovre scellerate portate avanti dall'Unione Europea e avallate dalle forze politiche come il Partito Democratico e Forza Italia hanno costretto i nostri produttori ad abbandonare le piantagioni. Un vero peccato se pensiamo che in Calabria crescono le famose clementine, che dovrebbero essere un prodotto DOC e spesso invece restano a marcire sugli alberi. Il coordinatore di Casa Pound chiede quindi alle istituzioni di intervenire urgentemente a difesa degli agricoltori calabresi e di tutta l'Italia. L'Unione Sindacale di Base Calabria, con una nota, esprime il disappunto per l'emendamento presentato al Senato al fine di consentire la stabilizzazione definitiva degli ex LSU LPU. L'emendamento, così come è stato formulato, non risolve la vertenza per tutti i lavoratori, ma solo per qualche centinaia di loro. Come USB riteniamo necessario rivedere con i dovuti aggiustamenti questo emendamento e chiediamo un incontro urgente con il Governo. Nel frattempo invitiamo tutti i lavoratori alla mobilitazione, così come anticipato alcuni giorni fa. Lunedì 17 dicembre dalle ore 9:30 si terranno due manifestazioni regionali, una a Cosenza Nord e una a Villa San Giovanni. Non possiamo accettare soluzioni parziali a un problema ventennale, né tantomeno passi indietro. È venuto il momento di raggiungere l'agognata stabilizzazione per chi ha contribuito in tutti questi anni a far andare avanti la macchina pubblica. La cittadina di Anoia ha voluto omaggiare due eroi della nostra patria, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e il vicebrigadiere Salvo D'Acquisto. Vediamo i dettagli nel servizio. Confesso di essere molto orgoglioso e un po' emozionato, sia come sindaco e come cittadino di Anoia, del fatto che due strade di questo paese ricorderanno per sempre le figure eroiche del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa e del vice brigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto. Si racchiude in queste poche parole del sindaco Alessandro Di Marzio il senso della manifestazione, in cui sono state intitolate due strade del comune di Anoia al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e al brigadiere Salvo D'Acquisto. Presenti alla manifestazione i vertici dei carabinieri provinciali con il colonnello provinciale Giuseppe Battaglia, il prefetto Michele Di Bari. Gli eroi di cui oggi si celebra la posa in opera, ma soprattutto la intitolazione di questi luoghi, Salvo D'Acquisto e il prefetto generale Dalla Chiesa, sono esempi fulgidi di come un eroismo non è mai avulso dalla realtà. L'eroismo, cioè, che cammina nella normalità con le gambe degli uomini e che è un esempio per queste nuove generazioni, questi splendidi bambini che vedo qui con gli insegnanti, e perché l'arma ha dato tanto a questa nostra Italia, lo dimostra quotidianamente, ha l'apprezzamento di tutti. Io mi permetto di aggiungerne il mio, la gratitudine, perché l'eroismo si è sempre coniugato da parte dell'arma con i valori
della democrazia, della libertà, della giustizia e soprattutto con tutto ciò che noi oggi vogliamo vivere in queste comunità. Per la regione il consigliere Sebbi Romeo. Oggi a noi sceglie di dedicare due vie importanti di questo comune a due eroi nazionali. Uno barbaramente ucciso dalla mafia, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, l'altro trucidato dai nazisti in periodo di nazifascismo. Hanno dato la vita, Salvo D'Acquisto e Carlo Dalla Chiesa, per ideali, per valori, per consentire a tutti noi di avere e di vivere una comunità libera e democratica. Questo esempio, questi valori devono essere tramandati e devono essere presenti nel nostro paese, nella nostra regione, nelle nostre città, quotidianamente. Tanti sindaci del comprensorio. La benedizione è stata affidata al parroco Don Cesare Di Leo. Hanno partecipato anche le scuole cittadine. In questa particolare manifestazione vogliamo ricordare due grandi personaggi: il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e il vice brigadiere Salvo D'Acquisto, che con il loro sacrificio, una vita dedicata al senso del dovere e al servizio delle istituzioni, hanno fatto grande l'Italia. Il sangue da voi versato non sarà certo dimenticato e i vostri corpi trucidati mai rinnegati. Le vostre labbra ancora oggi sussurrano parole di speranza, di cambiamento e di libertà. E il vostro messaggio, ne siamo certi, giammai morirà. A Salvo D'Acquisto, l'altruismo e il coraggio dimostrati in quel lontano giorno siano per noi le armi più potenti per cambiare questo cupo mondo, fatto di egoismo e indifferenza. Tu, fulgido esempio di amore fraterno, sfidasti la morte per salvare chi, con te, era reso vittima di una barbara violenza. E se anche la tua vita ha ceduto il passo alla morte, mai il ricordo potrà cancellare il tuo luminoso esempio dei nostri cuori, e come l'amore nell'arma in cui credevi rimarrà nei secoli fedele. Infine, toccante la lettura della lettera mandata dalla figlia del generale Simona Dalla Chiesa, della quale ve ne offriamo uno stralcio. Quella semplice targa con il nome Carlo Alberto Dalla Chiesa non rappresenta semplicemente una nuova via nella toponomastica comunale, ma diventa un simbolo di memoria collettiva. Vuol dire, cioè, consegnare a coloro che nel tempo passeranno da questa strada il ricordo di un uomo dello Stato che ha saputo interpretare fino in fondo i valori e i principi della legalità, della giustizia e dell'amore verso la sua, la nostra patria. Rimaniamo sempre nella piana. Gioia Tauro, l'oratorio centro giovanile salesiano della parrocchia San Francesco da Paola, guidata da Don Pasquale Cristiani, ha ricordato la nascita dell'oratorio con una piccola rappresentazione e il cerchio mariano, dove insieme giovani e adulti hanno recitato l'Ave Maria. Nel pomeriggio si sono svolti un torneo per i ragazzi delle superiori, tanti giochi e soprattutto tanto divertimento. Un'occasione per ritrovarsi a gioire e far festa insieme nello spirito della condivisione. Ed è fresca di stampa la prestigiosa agenda Il segreto delle fragole 2019, edita da Lieto Colle di Michelangelo Camelliti, che quest'anno ha cambiato pelle: nuovo formato, nuovi colori, 81 autori rigorosamente selezionati, 12 giovani amuleti poetici e illustrazioni fotografiche di Laura D'Abbado. Un'agenda poetica rinnovata che va incontro alla praticità, senza dimenticare il suo primissimo valore di libro di poesia, che accompagnerà il lettore per tutto il 2019. Tra gli autori presenti nell'agenda troviamo anche la poetessa di Gioia Tauro e nostra corrispondente Caterina Sorbara, con una poesia dal titolo Pomeriggi agostani. I prossimi 21, 28 e 29 dicembre andrà in scena all'Auditorium Don Rocco Iaria della Chiesa Santa Famiglia di Palmi una rappresentazione teatrale inedita dal titolo L'eloquenza del silenzio, tratta dall'omonimo romanzo scritto dal dottor Rocco Cosentino, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, ispirato a una storia vera. La storia racconta le vicende dello Squadrone della Morte della Questura di Como nel 1943, durante la dittatura fascista.
fascista fino alla liberazione del 25 aprile 1945, le iniziative del movimento partigiano e le attività dei tribunali del popolo. La rappresentazione è realizzata a cura dell'associazione culturale Great Talent, che è stata fondata a Palmi nel 1994. È esordito con la rappresentazione del giallo di Agatha Christie, Trappola per topi. Si è svolto in data odierna il Christmas Jumper Day, un evento che ha luogo in tutto il mondo e al quale Raffaele Piria di Laureana di Borrello, guidato dal dirigente scolastico Maria Rosaria Russo, partecipa già da 3 anni. Durante la giornata, coordinata dalla professoressa Contartese e dalle responsabili messine Varrà, con la collaborazione della vicepreside corso, gli studenti sono stati protagonisti indiscussi. L'evento ha visto il susseguirsi di momenti allegri e divertenti e altri più profondi e sentiti, le canzoni natalizie, i simpatici versi della studentessa Isabella Montorro, l'intervento sull'impresa solidale del presidente di SOS Rosarno, Nino 40, che ha toccato il cuore degli studenti e dei presenti con parole indirizzate alla legalità e alla solidarietà, e con l'interpretazione del canto 16° della Divina Commedia, il video presentato da Clarissa Lamari e Vincenzo Piccolo sulla storia di Save the Children. Anche quest'anno, con il Jumper Day, l'Istituto Piria di Rosarno e Laureana di Borrello è riuscito a porgere la mano a chi è lontano, a chi ha un'infanzia negata, continuando quel processo di formazione socioculturale dei giovani accompagnati a credere in un mondo migliore. Un grande successo l'appuntamento e la mostra dedicata al presepe poliscenico di Salice Salentino in Puglia, realizzato da Francesco Spagnolo nell'ambito dello scambio culturale con il Laboratorio delle Arti e delle Lettere Le Muse di Reggio Calabria. E continua il Natale del sodalizio 2018 con la tradizionale Messa della Cultura, che si tiene da quasi 20 anni nella chiesa di Santa Maria del Divino Soccorso di Reggio Calabria, per un momento di fede e di coesione tra le muse e il territorio. Quest'anno abbiamo accolto le parole della nostra guida spirituale, Monsignor Giorgio Costantino, parroco al soccorso, ricorda il presidente Giuseppe Livoti, ovvero organizzare una processione offertoriale libera da doni prettamente artistici, poiché è importante aiutare le famiglie disagiate del quartiere in questo periodo di crisi. Successivamente evidenzia la vicepresidente Francesca D'Agostino e il consiglio direttivo si riunisce per la cerimonia di presentazione dei nuovi soci presso la sala conferenze del Resident La Lampara, luogo in cui verranno ricordate le finalità statuarie delle muse e verranno presentati i nuovi associati in questo anno sociale. Questa era la nostra ultima notizia, noi vi ricordiamo che queste altre news potete trovarle come sempre sul sito pianoinforma.it e sul sito cn24tv.it. Se vi siete persi questa edizione di Piana News potete rivederla collegandovi su www.pianatv.it. Vi auguriamo una buona serata, arrivederci alla prossima edizione.